Milano TV, ben trovati. Per questo speciale ci troviamo alla Villa del Balì, dove si parlerà di un progetto concreto sulla rete dei servizi del territorio. Lo faremo grazie all'associazione Vivere Sereni, che per l'appunto si interfaccia con il territorio per cercare di dare una risposta tangibile ai cosiddetti bisogni inevasi. Venite con noi a scoprire di che cosa si tratta. Il presidente dell'associazione Vivere Sereni, nata 12 anni fa, con quali obiettivi e a chi si rivolge? L'obiettivo principale è dar voce a chi non ha voce, quindi alle persone più fragili del nostro territorio, che sono gli anziani soli soprattutto, e i diversamente abili. Quindi 12 anni fa è stato siglato questo accordo per impegnarsi a risolvere delle questioni rimaste in sospeso, un po' per facilitare la vita di queste categorie fragili, giusto? Perfetto, ci andiamo a completare quei bisogni dove il pubblico non riesce ad arrivare per motivi ovvi. Quindi ascoltando i bisogni del territorio, diamo una risposta in rete con il comune e con le altre figure che ci sono sul territorio che lavorano per queste persone. L'associazione ha anche un obiettivo culturale. Soprattutto culturale, perché abbiamo riscoperto i vecchi valori della solidarietà, della sussidiarietà, del farsi prossimo, farsi vicino a chi ha bisogno, e soprattutto nel mettersi ascolto nei bisogni inevasi, che ci sono sul territorio. Beh, vi siete adoperati in modo tale da concretizzare i vostri progetti, perché da qui a breve termine so che ci sarà la realizzazione di due strutture qua in uno dei comuni limitrofi. Esattamente, la prima struttura, che è un diurno, è già cantierabile. Stiamo solo aspettando, perché con il sopraggiunto Covid i prezzi che avevamo previsto sono aumentati, quindi dobbiamo un pochino rivalutare tutta la possibilità di finanziamento che questa struttura richiede. Qual è quindi lo scopo del dibattito di quest'oggi? Lo scopo è far conoscere, portare a conoscenza di tutti il nostro lavoro che si è svolto in questi 12 anni, che ripeto ha fatto formazione con due corsi, uno per il volontariato e l'altro per l'Alzheimer, e quindi portare a conoscenza anche delle amministrazioni che siamo al loro fianco, dando una mano e quindi anche inserendosi nella, nella nuova legge del terzo settore, dove richiede collaborazione anche del territorio. Questa giornata importante non poteva mancare il contributo e la presenza delle ACLI. Beh, le ACLI sono un'associazione che di fatto da anni si occupa di problemi che riguardano famiglie e fragilità, e con l'associazione Vivere Sereni ci siamo, quasi gemellati. Lo scorso anno, in occasione della festa del 1° maggio che le ACLI fanno tutti gli anni a Camerano, abbiamo dato il premio Reggini, che è un premio che viene dato dalle ACLI Marche a quelle persone che si sono occupate sul sociale in termini anche di attenzione ai problemi delle famiglie e delle fragilità, al dottor Luciano Ordonselli. Il dottor Luciano Dosselli ha avuto il premio di ACLI Marche come personaggio che sul sociale aveva dato testimonianza operativamente in questo territorio, costituendo insieme ad altri suoi associati l'associazione Vivere Sereni. Tutelare la salute come fondamentale diritto dell'individuo, ma anche della collettività. Oggi si parla dell'articolo 32, partiamo da qui.
L'articolo 32 a cui la nostra impresa sociale si richiama e da cui ha preso il nome si occupa proprio di prestare dei servizi sanitari a tutto il territorio, in tutto il territorio. La nostra particolarità, pur essendo uno studio, una struttura privata, è quella che nei nostri ambulatori hanno accesso e hanno gli stessi servizi sia le persone che sono in grado di sostenerne un costo, sia le persone che invece non hanno la possibilità di farlo. Quindi chi ha un ISEE inferiore ai 9.000 euro non paga alcuna prestazione, alcun compenso insomma per la prestazione, mentre chi ha un ISEE tra i 9 e i 18.000 euro contribuisce ai costi della prestazione con un contributo al servizio che è generalmente inferiore al ticket. Chi ha un ISEE superiore invece come me contribuisce e dà la possibilità a chi è in questo momento più sfortunato di potersi curare, di poter avere delle prestazioni diagnostiche. Quindi il nostro diciamo così, principio è che tutti devono avere le prestazioni di cui hanno necessità nei medesimi tempi, senza doppie liste d'attesa. Lunedì chi vuole, chi ha la necessità, può avere una visita oculistica sia che possa pagarla sia che non possa pagarla. La qualità di un territorio, uno dei parametri più importanti, se non importante, è capire quanto facciamo per l'inclusione, quanto facciamo per che chi ha dei disagi siano portati insieme con noi in un percorso, vantarsi di che siano vicino a noi, vederli in qualche maniera che capiscono che gli siamo vicino. Questa è la cosa più importante, questo è l'aspetto più importante che dimostra l'indice di qualità di un territorio. Non ce ne sono altri. Parliamo del sociale dei vari comuni e parliamo dell'ATS7 e siamo qui appunto con il presidente dell'ambito sociale 7, un aspetto anche questo delicato ma importante. Estremamente importante, io credo che sia uno degli aspetti più importanti che una comunità deve presidiare, deve controllare e deve essere sempre attiva, cercare il massimo che si può per dare supporto, sollievo e soprattutto benessere a chi ne ha bisogno. Quindi oggi nasce proprio una vera e propria sinergia, un sodalizio con l'associazione Vivere Sereni. Sì, come sempre purtroppo dobbiamo vedere che chi si occupa del sociale, un grande contributo del sociale viene da associazioni, viene da privati che in qualche maniera soccombono le poche ricchezze che noi disponibilità che abbiamo, quindi da una parte mi fa estremamente piacere, ci fa ben sperare che questi contributi siano di buon auspicio per il futuro, e dall'altra ovviamente ci lascia un po' di rammarico perché questo sarebbe quello che dovrebbero fare le istituzioni, però che spesse volte non riesce a colmare tutto quello che è la necessità. Si parla di inclusione oggi, si parla di sociale, questo tema così delicato ma che sta a cuore davvero ai sindaci di ogni comune e di ogni realtà. Assolutamente sì, è una tematica molto complessa, molto delicata, alla quale spesso si fa difficoltà anche dare delle risposte concrete, visto anche spesso la carenza di risorse disponibili per dare supporto a queste esigenze che vengono dal territorio. Ma proprio perché sono esigenze che vengono dal territorio, sposiamo in pieno queste iniziative che possono sopperire alle carenze per dare supporto a chi ne ha veramente bisogno. E speriamo, come dico sempre, no? C'è una legge che è stata scritta nel 2016, la legge del dopo di noi, che non si debba sempre arrivare a quando noi non ci saremo, al dopo di noi. Sarebbe bello che certe iniziative, certi progetti che si portano avanti per il sociale possano trovare conferma durante il noi. Anche Terre Roveresche contribuisce a questo progetto, allora andiamo a vedere anche questa micro realtà. Sì, Terre Roveresche è un comune che si forma con la fusione di 4 municipi, Barchi, Orciano, Piaggio e San Giorgio, e siamo anche qua, io sono qua insieme anche a Sabina Stortiero, la Presidente del Consiglio, perché siamo sensibili al tema del sociale,
e a tutto quello che comunque si occupa di persone fragili. Quindi benvengono iniziative come Vivere Sereni, dove mette al centro la persona e dove la prossimità, quindi strutture come quella che verrà realizzata, siano così il fulcro di tutta la comunità. Possiamo allora scendere ulteriormente nel dettaglio di Terre Roveresche e lo possiamo fare in una duplice veste, appunto, perché lavorando nel sociale lei concretamente tocca con mano queste realtà. E sì, in realtà lavoro anche in azienda sanitaria e medicina legale e sono stata molto onorata di essere invitata come rappresentante di Terre Roveresche a questo convegno, perché ritengo che sia molto importante che certe realtà portino avanti questi progetti, soprattutto per gli anziani, perché soprattutto anche con il cambiamento che abbiamo in questo momento anche a livello sanitario, per il cambiamento, insomma, l'innovazione della legge sanitaria attuale, è importante avere una sanità e un aiuto sociale di prossimità, cioè delle piccole realtà che siano proprio vicino alle persone e che possano, insomma, qualificare anche quello che è il rapporto anziano, i suoi bisogni e anche tutti gli operatori che lavorano in questo settore. Realtà alla micro realtà, ovviamente non meno importante, per fare il punto della situazione sui servizi, ma soprattutto sui bisogni che il nostro territorio richiede. I bisogni di assistenza sono diversi e le istituzioni, in particolar modo i servizi pubblici, con un grandissimo impegno in questi ultimi anni, sono stati capaci di attivare una rete che però lascia scoperte alcune aree. E in particolar modo è proprio l'area dei bisogni delle persone non autosufficienti, l'area dei bisogni delle persone disabili, che presenta degli spazi di criticità rispetto ai quali gli attori di questo territorio hanno sentito il bisogno di attivare un percorso che va avanti da anni, e questo è sicuramente un elemento estremamente interessante per questo territorio, perché è il percorso di costruzione di una comunità attiva per rispondere ai bisogni degli anziani e delle persone disabili del territorio, in una logica mutualistica e di supporto, con un'attenzione centrale proprio per la persona, per la dignità della persona, la dignità della cura e i diritti delle persone. La nostra attività ha in questa direttiva delle risorse importanti che noi cerchiamo di veicolare. Una delle iniziative che l'anno scorso ha visto il suo primo momento, che quest'anno è stata riconfermata, a cui partecipa anche Vivere Sereni, l'associazione di Vivere Sereni, con un bel progetto, è l'attività di crowdfunding. La Fondazione è sempre attenta e sensibile ai temi di attualità, in questo caso si parla di sociale, quindi si stringono nuove alleanze. La Fondazione ha in questo momento un bando di crowdfunding che sarà aperto fino al 31/12 e l'incontro di oggi, che è promosso dall'Associazione Vivere Sereni insieme ad altre due associazioni, è uno dei progetti ai quali ognuno di noi può partecipare, può fare la propria donazione. Il progetto di crowdfunding è alla seconda esperienza, perché abbiamo iniziato l'anno scorso, quest'anno abbiamo raddoppiato i fondi a disposizione di questa iniziativa, che è volta a promuovere il mondo del terzo settore, ad aiutarlo a crescere, ad aiutarlo a predisporre dei progetti che siano dei progetti sostenibili, dei progetti condivisi dalla comunità di riferimento. E questa associazione Vivere Sereni, che ha presentato un bel progetto, la persona al centro, è in questo momento, diciamo così, nella classifica delle donazioni la prima in classifica, perché è quella che ad oggi ha raccolto il maggior numero di fondi. La campagna di crowdfunding si chiude il 31 dicembre, quindi ancora c'è tempo, tutti possiamo andare a visitare il sito della Fondazione, dove sono presenti questi progetti, scegliere quelli che ci sembrano più interessanti e contribuire quindi a delle buone azioni, delle buone pratiche. Tengo molto a presentare questo importante incontro per la nostra associazione come promotrice di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
In questa giornata dove si dà voce alle categorie fragili e dove si difendono i diritti delle persone diversamente abili, non poteva mancare ANFAS. Che cosa accade oggi? Che cosa ci si racconta? In che modo ci si racconta in questo dibattito? Ci si racconta e si vuol presentare quello che è il percorso iniziato diversi anni fa, che trova sinergia proprio nel dare spazio e voce e aspettative alle famiglie su tutta una serie di servizi che a volte sono carenti e che abbiamo cominciato a costituire. Ad esempio noi con la signora Lombardi, che ha cominciato nel 91 l'associazione, ha cominciato a portare i ragazzi verso non ancora dei centri, ma dei luoghi che poi hanno costituito il gruppo fondamentale per iniziare a aprire i centri di ville, le ville di Montefalcino, le ville Villa Velina di Lucrezia, diciamo tutta un'operazione culturale importante che poi è sfociata anche sulle scuole con i corsi di formazione per insegnanti, operatori sanitari, sociosanitari, tutto un lavoro sul territorio che poi ha trovato, incrociando poi il dottor Donselli, questo progetto che tende poi a supplire delle strutture che nel nostro territorio non sono proprio presenti, sono presenti in una certa maniera che non hanno la qualità di vita che le famiglie a volte si aspettano per queste persone. Queste persone riescono comunque a risolvere i loro problemi di parziale non autosufficienza e riescono a vivere in autonomia. Quelle persone lì avrebbero bisogno di assistenza da residenza protetta. In quella situazione lì riescono, con costi probabilmente inferiori, a vivere in un proprio appartamento. Quando si parla di rete dei servizi è bene osservare la questione un po' ad ampio spettro, quindi le chiedo di farci un sunto di come si prospetta la situazione a livello nazionale ma anche a livello regionale. Ci sono molte iniziative interessanti a livello nazionale, l'ultima delle quali è stata proprio approvata nell'ultima seduta del Consiglio dei Ministri del Governo Draghi. In quella seduta si è approvata il disegno di legge delega sulla riforma dell'assistenza agli anziani non autosufficienti. Quella legge prefigura una profonda riorganizzazione di tutti i servizi per gli anziani che sono in difficoltà. Naturalmente la legge dovrà essere approvata dal nuovo Parlamento, poi dovranno esserci i decreti delegati e tutto si concluderà entro marzo dell'anno prossimo. Quindi, però questo disegno di legge è ricco di potenzialità perché può dare davvero molto agli anziani, perché riforma l'indennità di accompagnamento aumentandone l'importo per chi ha più bisogno, perché riforma l'assistenza residenziale puntando su modelli alternativi diversi dalle case di riposo, dalle residenze protette, perché modifica l'assistenza domiciliare integrando quella sanitaria con quella sociale. Ecco, questi sono alcuni dei punti della nuova legge che ovviamente preparano un terreno nuovo su cui occorrerà lavorare. Ringraziamo allora l'associazione Vivere Sereni con l'auspicio che si possano concretizzare tutti i progetti futuri. Grazie agli intervenuti e naturalmente a tutti voi che ci avete seguito. Vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.